Bentrovati a voi tutti, eccoci al nostro appuntamento di incontro con, nel salottino culturale di Telebelluno, come piace chiamarlo a me. Protagonista quest'oggi è la cultura, la musica, la valorizzazione del nostro territorio, dei talenti, dei giovani. E lo facciamo raccontando l'esperienza di un'associazione che ha ormai un po' di anni di storia alle spalle. Vado subito a presentarvi infatti i nostri ospiti. Cominciamo con la signora Chiara Pece, che è presidente di Scripta Permanent APS. Ben trovata Chiara. Accompagnata Bentrovata e salve a tutti. da un bellunese, un volto noto, lo conosciamo bene in provincia, il maestro Matteo Andri, che è il maestro direttore appunto dell'orchestra Dolomiti. Ben trovato Matteo. Grazie, salve a tutti. Grazie per essere qui con noi. La signora invece ha origini padovane, se Sì, non io sono di sbaglio. Padova, sì, Ecco. però amo molto la montagna e ho passato sempre tutta la mia adolescenza in Cadore, quindi io sono molto legata alle montagne bellunesi, Al insomma, ecco, territorio dolomitico. sì, Infatti assolutamente. siamo qui per presentare l'attività dell'associazione e in particolar modo un progetto. Allora, lascio subito a lei introdurci l'argomento. Certo, allora il progetto appunto di cui stiamo parlando è I viaggi di Alpe Sinfonietta, musica, api e boschi. Musica, api e boschi, diciamo, corrisponde anche all'acronimo di MAB, Biosfera, che è appunto questo progetto per il quale noi abbiamo vinto un bando che è stato detto ancora l'anno scorso in collaborazione con il Comune di Bassano, BIAB, che è questo acceleratore di idee BIAB Montegrappa di giovani. Era destinato ai giovani, ma noi siamo rientrati in quella piccola fettina di persone diversamente giovani, che però dedicano tutta la loro vita per i ragazzi, insomma, perché ci sentiamo responsabili anche come cittadini, no? Come associazione per il futuro. E appunto parla della musica, dell'arte come mezzo di comunicazione e di sensibilizzazione nei confronti di queste tematiche molto importanti di cui parlano tutti ormai, insomma, in maniera abbastanza cioè quasi giornaliera, che sono le tematiche della sostenibilità ambientale, ma noi ci siamo concentrate sulle api perché le api sono un organismo quasi perfetto, diciamo, è la rappresentazione di una società virtuosa, di welfare proprio, no? Perché ognuno ha un compito e lavora per il benessere dell'alveare, quindi della loro società. Sono importantissime per l'ecosistema, L'ecosistema, certo. esatto, e quindi abbiamo cercato di unire queste, diciamo, la musica, dedicarla alle api, contestualizzarla in un ambiente naturale, cosa che poi abbiamo fatto grazie alla collaborazione, all'organizzazione, alla direzione artistica, perché di fatto poi il maestro Andri è anche il nostro consulente artistico nel progetto, nel macro progetto di Alpe Sinfonietta. Ecco, poi noi l'abbiamo, diciamo, parcellizzato e con questo siamo arrivati appunto a vincere il progetto. È girato nelle aree, diciamo, noi l'abbiamo organizzato nelle aree appunto della biosfera, di cui fa parte anche il comune di Feltre, anche Serena, altri comuni, insomma, del Bellunese. È un progetto molto importante perché, insomma, interessa un territorio vasto e anche da un punto di vista naturalistico molto suggestivo. E infatti noi abbiamo fatto diciamo, il successo che abbiamo avuto con la parte musicale è stata notevole, vero Matteo? E adesso Perché coinvolgeremo il direttore al naturalista. Vincheto, ecco, soprattutto lì. Adesso magari se vuole parlare anche Matteo, poi vi Certo. raccontiamo la storia in collaborazione con i forestali, i carabinieri. Assolutamente sì. Prima di questo Ecco. volevo però fare, Presidente, magari una puntualizzazione sull'associazione Sì. stessa che mi diceva ha ormai 12 Sì, anni. ormai stavo facendo due conti, siamo arrivati a 12 anni, siamo nati quasi in sordina e poi abbiamo continuato comunque a fare progetti di qualità. Il vostro focus è sempre la Sì, la cultura, cultura in comunque. generale, poi ci siamo orientati sulla musica.
Oppure su, non so, abbiamo fatto anche qualche evento che riguardava mostre d'arte, presentazioni di libri, ecco, anche recentemente ne avevamo fatta una l'anno scorso, non faceva parte di Musica Api e Boschi, però faceva parte di Alpen Sinfonietta, abbiamo avuto anche il professor Petretti, ospite, Abbiamo bisogno, io direi, comunque nella società dell'oggi in cui sappiamo le difficoltà che ci sì. sono, le guerre, questo clima di Sì. Sì, tensione, abbiamo bisogno di cultura, di ma qualcosa anche di che un faccia momento di, benessere, esatto, di vero? Che faccia benessere, stare bene. esatto. Allora, si diceva, coinvolgiamo il direttore Andri per parlare quindi di un concerto particolare che si è svolto di recente proprio all'interno di questo progetto. Sì, certo, il concerto si è svolto il 20 aprile all'atrio del Liceo Dal Piazza a Feltre e ringrazio con l'occasione anche il dirigente professor Baldasso per l'ospitalità. E si è esibita l'orchestra Dolomiti, che è una realtà che festeggerà ad ottobre i 10 anni di attività qua sul territorio, un gruppo che comprende circa 20-30 persone, musicisti, studenti, amatori, professionisti che vengono tutti dalla provincia di Belluno. E in quell'occasione c'è stata anche la partecipazione del piccolo coro Francesco Sandi, legato alla scuola di musica Feltrina. E quindi organizzato dall'associazione Feltre Musica, e in questa occasione, il 20 aprile, appunto, abbiamo presentato un programma legato alla musica api, Boschi e Api, e con musiche tratte dal Settecento Veneto e anche composizioni contemporanee di autori come Sakamoto, Einaudi o altri autori, insomma, Ecco, questo è molto sì. suggestivo, direi, no? Di come la musica riesca a cullare proprio e a richiamarsi quindi alla natura. E, lei è un direttore molto giovane, un grande appassionato in primis lei stesso della musica e questo diventa un collante eccezionale proprio anche per fare gruppo tra i giovani. Sappiamo il potere della musica, vero direttore? Assolutamente sì, è un collante che unisce molte più generazioni perché i più piccoli frequentano la seconda media e poi ci sono anche persone adulte, amatori, quindi è sempre stato un collante, è sempre stato un lavoro, insomma, con umiltà, ma dico anche un lavoro di qualità perché tanti ragazzi che hanno attraversato il percorso dell'orchestra adesso continuano i loro studi. E mi ringraziano perché dico grazie all'orchestra, ho imparato moltissimo che mi è servito poi nel corso della carriera, dei loro studi. Ecco, il repertorio che comunque voi proponete, qual è in generale all'interno di questa formazione? La formazione di solito è classico, sono arrangiamenti che preparo io, tratti da un repertorio che è estremamente vasto. Ultimamente siamo interessati anche alla musica pop rock o anche musica da film e abbiamo aperto così un po' Il gli spazi, ventaglio, il ventaglio, certo, ecco, però esatto. essenzialmente classico, Certo, comunque, perciò. e diciamo in questi 10 anni comunque la formazione è cresciuta anche con il numero stesso dei componenti. Avete pensato magari anche a qualche particolare iniziativa per questo decennale? Ci state lavorando? Ci stiamo lavorando, sicuramente ci sarà il concerto del compleanno ad ottobre, qualche lavoro, qualche corso, diciamo un campo, una sorta di campo estivo e poi qualcosina In in collaborazione, collaborazione, sì. ecco, adesso è bello infatti sottolineare questa sinergia infatti che si è creata tra l'associazione e Dolomiti, la musica quindi della formazione orchestra Dolomiti. Sì, allora è interessante perché poi diciamo le nostre intenzioni sono quelle in futuro, risorse permettendo, che è sempre molto difficile, diciamo, è molto complesso accedere, insomma, ad avere, anche se finora siamo stati fortunati, ad avere un'orchestra mista di ragazzi appunto delle aree montane. E più precisamente della strategia USALP, che è quella macroregione alpina che insomma comprende molte regioni, 7 nazioni, insomma adesso io non le dettaglio tutto questo, però Abbiamo capito che è ben è corposo, no? Il corposa, riferimento. e per cui noi vorremmo avere almeno da ogni stato che fa parte della macroregione alpina un musicista, perché vorremmo che confluissero tutte nell'area del Bellunese e che una volta all'anno potessero esibirsi, ma appunto parlare di natura,
di pace, questo sicuramente, come ha detto lei, e che ci fosse un confronto tra i giovani delle terre alte, perché in realtà noi usiamo appunto la musica come strumento di comunicazione per sensibilizzare a tutte le problematiche che sono legate alla montagna, allo spopolamento, ai ragazzi che se ne vanno. In realtà vorremmo far capire a tutti che invece la montagna ha molte risorse e che volendo ci sono le possibilità per poter vivere in montagna. E per poter ricreare insomma, quella dimensione anche in chiave moderna. E E quindi la allora noi musica? usiamo la musica, le api come società virtuosa, la musica per comunicare, scegliendo delle tematiche che il maestro poi sceglie, come ha fatto. Seleziona, per esempio, al concerto è stata eseguita un brano Le api di Pasculli. Basculli, non mi ricordavo più l'autore, in maniera egregia, tra l'altro, da un clarinettista giovanissimo e bravissimo. Poi c'erano altri ragazzi che io sono andata da loro, poi ho chiesto, ho detto: "Ma voi da dove venite?" Allora, chi veniva da Cesio, il trombonista, poi c'era il Un trombettista da sedico. da Sedico. Ho detto: "Ma come vi trovate qui?" Io, sì, no, bene, non cambierei, ma ecco, questo è il messaggio, dico, che voi dovete dare ai ragazzi della pianura, che, cioè, forse, dico, devono capire che la montagna è fondamentale per la vita di tutti noi, no? Noi viviamo in città, tranquilli, beati, però il benessere della montagna è il benessere della pianura e noi dobbiamo essere grati, In insomma, questo percorso anche gli di condivisione, abitanti, assolutamente esatto. sì. Allora, noi abbiamo fatto una veloce panoramica, naturalmente, sull'attività portata avanti con questo particolare progetto. Naturalmente invitiamo a seguire i canali social, vero Chiara? Ricordiamo Assolutamente. quali sono i Allora, canali? abbiamo la pagina di Scripta Permanent e la pagina dei viaggi di Alpen Sinfonietta, la musica per le api, sia la pagina e il gruppo, e quindi lì condividiamo Tutti gli molto aggiornamenti, materiale, tutti gli ecco. aggiornamenti quotidianamente teniamo comunque aggiornato E l'invito quindi è di seguire appunto assolutamente. questi momenti e naturalmente anche l'orchestra con i suoi Esattamente, riferimenti. pagina Instagram, pagina Facebook, Grazie insomma. ancora, grazie ancora ai nostri ospiti Grazie. e ci ritroveremo proprio per seguirvi nelle tante Ma attività ce e lo per il auguriamo. decennale. Grazie, grazie Grazie. mille. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.